I tre giorni di buio e tenebre, una profezia che annuncia l'oscuramento del mondo per tre giorni, che ormai viene pronunciata da mezzo secolo, è uno degli argomenti principali di cui ci occupiamo. E vediamo che qui ormai una chiesa che sembra allo sbando, per mezzo dell'organo della Conferenza Episcopale Italiana TV2000, fa un documentario in cui afferma che questa profezia in realtà non esiste, è stata inventata dai bufalari di internet per terrorizzare le persone, ma non ha nessuna base e fondamento. Noi invece nel nostro canale ci occupiamo, abbiamo indagato su quali sono le origini di questo fenomeno, che diciamo è raccontato nelle scritture antiche ampiamente. Una Bibbia di Colburn lo chiama distruttore, quindi un asteroide, un pseudo asteroide, perché non è neanche un vero e proprio asteroide, che sfiora l'atmosfera terrestre a intervalli regolari. E vediamo che queste affermazioni della Chiesa sono talmente facilmente smentibili che basta prendere una delle principali profetesse proprio in ambito cristiano-cattolico, Maria Julie Jaigny, che visse dal 1850 al 1941 in Francia. Basta andare su Wikipedia, o Wikipedia sono bufalari, oppure vuol dire che TV2000 spara parole in libertà. Dice che questa profetessa ha ricevuto profezie sulla fine del mondo dall'età di 23 anni fino alla sua morte, ha sopportato le stigmate, quindi è una stigmatizzata cattolica, e le sue previsioni sarebbero uno dei temi principali, e sono i tre giorni di oscurità. Quindi vediamo che o si dice che questi sono bufalari, oppure è evidente che il documentario dice delle stupidaggini. Poi annuncia una pioggia di sangue. Ecco, tenuto conto che in questo canale abbiamo fatto sempre riferimento ad altri video per citare questa profezia, cogliamo l'occasione per vedere questa, diciamo, profetessa, che cosa ha raccontato, perché ci interessa per il tema di questo video. Ovviamente, diciamo, nel nostro canale presentiamo una serie di racconti presi sia da questa Bibbia di Colburn, che è una raccolta che si è venuta a conoscenza solo di recente, che fanno capire molto bene di che cosa si tratta, perché hanno dei racconti di cose già avvenute. Questa è la cosa importante, sono racconti di cose già avvenute. Quindi, per esempio, uno, il più importante secondo noi, racconta che le cose dell'esodo degli ebrei, in realtà le 10 piaghe dell'Egitto sarebbero provocate da questo coso. Ma diciamo che questo fenomeno è anche raccontato nella storia, lo racconta Plinio il Giovane, che riferisce che un misterioso corpo celeste, che non può essere definito una cometa, è passato tra l'Egitto e l'Etiopia. E la cosa interessante di questo video è che il reportage di Plinio il Giovane viene confrontato con uno di questi racconti della Bibbia di Colburn, e coincidono, diciamo, abbastanza bene. Ora quindi leggiamo cosa dice la profetessa, perché a questo punto, diciamo, chi ha letto questi testi ne ricava delle più che altro delle verifiche, quindi non abbiamo bisogno di di leggere questo testo per capire, noi già sappiamo di cosa si tratta. Vediamo: quindi, verranno tre giorni di continue tenebre, durante tale tenebre spaventose solo le candele di cera benedette faranno lume. Qui è una delle prime che dice questa questione delle candele benedette. Una candela durerà per tre giorni, però nelle case degli empi non arderanno, quindi diciamo solo questa è una caratteristica che troviamo nell'Esodo. Quindi quando c'è stata una delle 10 piaghe è stata l'oscuramento del sole per tre giorni, e viene riferito nella Bibbia che solo nelle case degli ebrei
riuscivano ad accendere queste candele. Durante questi tre giorni i demoni appariranno in forma abominevole e faranno risuonare l'aria di spaventevoli bestemmie. Raggi e scintille penetreranno negli dimori degli uomini. Quindi qua dobbiamo pensare che è un corpo celeste che è dotato di carica elettrica che si abbatte sull'atmosfera, quindi sfiora l'atmosfera, ma non cade sulla terra, è come che rimbalzasse. Quindi tutti questi fenomeni fanno scatenare enormi rumori, fiamme, fulmini, fenomeni atmosferici, ma poi diciamo questo impatto produce anche delle fratture nella crosta terrestre. Però non vinceranno la luce delle candele benedette, non saranno spente né da venti né da tormenti o terremoti. Una nube rossa come il sangue attraverserà il cielo. Quindi diciamo questo incendio dell'atmosfera che provoca questo corpo, provoca questa nube rossa che tra l'altro sembrerebbe essere anche velenosa. Il rombo del tuono farà tremare la terra, il mare riverserà le sue onde spumose sulla terra, la terra. Quindi qui vediamo che, come raccontano i racconti della Bibbia di Colburn, è questo diciamo corpo celeste che si abbatte di tanto in tanto che provoca i diluvi. La terra si muterà in un immenso cimitero, i cadaveri degli empi come dei giusti copriranno il suolo, la carestia che seguirà sarà grande, tutta la vegetazione della terra sarà distrutta, come pure saranno distrutti i tre quarti del genere umano. La crisi verrà per tutti repentina, i castighi saranno universali e si succederanno uno dopo l'altro senza interruzione. E io verrò sul mondo, quindi diciamo nelle profezie dei tre giorni di buio, diciamo questo fenomeno viene caratterizzato come una punizione di Dio, mentre noi diciamo sappiamo che è uno strumento di extraterrestri che diciamo colonizzano la Terra, che lo usano per modificare varie cose che riguardano la Terra, quindi l'asse di rotazione e prelevare l'oro che a loro interessa, di cui parleremo anche in questo video. Un caldissimo vento del sud precederà questa tempesta e pesanti chicche di grandine scaverà. Ecco, questa è una delle 10 piaghe d'Egitto, sono i chicchi di grandine, sono presenti anche nell'Apocalisse e quindi sono una caratteristica. Quindi alcuni parlano di chicchi di grandine di 25 kg, quindi una cosa gigantesca, provocato da un fenomeno criogenico che abbiamo studiato in vari video. Da una massa di nuvole e rosso fuoco, lampi devastatori saetteranno, incendieranno e riducendo tutto in cenere. L'aria si riempirà di gas tossici e di esalazioni letali che a cicloni sradicheranno le opere dell'audacia e della follia e della potenza della città della notte. Questa non sappiamo bene ancora cos'è questa città della notte. Quando in una fredda notte d'inverno il tuono romperà, allora chiudete molto in fretta porte e finestre, i vostri occhi non devono profanare il terribile avvenimento con sguardi curiosi, riunitevi in preghiera davanti al crocifisso, ponetevi sotto la protezione di mia Madre Santissima, non lasciatevi prendere da alcun dubbio riguardo alla vostra salvezza, accendete le candele benedette, recitate il rosario, perseverate 3 giorni e 2 notti, io, vostro Dio, avrò purificato tutto, magnifico sarà il mio regno di pace. Quindi questo evento non sarà un evento di distruzione totale, ma precede poi, è una purificazione che precede una nuova era. I 3 giorni di tenebre saranno di giovedì, venerdì e sabato, 3 giorni meno una notte. Durante questi 3 giorni di oscurità terrificante non deve essere aperta nessuna finestra, perché nessuno riuscirà a vedere la terra e il colore terribile che essa avrà in quei giorni di punizione, senza che muoia immediatamente. Sarà in fiamme, la terra si spaccherà. Durante questi 3 giorni di oscurità, lasciate accese le candele benedette dappertutto, nessuno altra luce risplenderà. Nessuno fuori dalla sua abitazione sopravviverà. La terra tremerà come al giudizio e la paura sarà grande. Tutto tremerà tranne il mobile sul quale brucia la candela benedetta. Questo non tremerà. Vi riunirete tutti con il crocifisso, con la mia immagine benedetta. Questo è ciò che terrà lontano da questo terrore. E qui viene l'affermazione centrale: 3/4 della popolazione del globo sparirà, metà della popolazione della Francia verrà distrutta. Quindi qui vediamo qual è una grande parte della popolazione umana vivrà questo fenomeno in chiave religiosa. Quindi questo chiudersi in casa sarà
un modo per non rendersi conto di cosa sta realmente succedendo. Quindi è la mano di Dio che purifica il mondo, mentre il fenomeno in realtà non ha granché a che fare con Dio, ma diciamo è una specie di manutenzione della terra periodica. Ma entriamo nel discorso, diciamo, centrale di oggi. Questa profetessa dice che il fenomeno avrà un epicentro in Francia, perché dice metà della popolazione della Francia verrà distrutta. Allora cerchiamo dei riscontri in altri profeti. Abbiamo visto che Nostradamus, noi grazie alle informazioni che abbiamo desunto da questi testi che sono stati pubblicati, Bibbia di Colburn, abbiamo capito che Nostradamus si è occupato pesantemente di questo fenomeno e in realtà ne ha previsto il passaggio nel 1999, ma non si sa il motivo, questa data è risultata sbagliata, quindi diciamo queste informazioni vanno prese per quello che sono, però è interessante vedere cosa Nostradamus parla in relazione alla Francia. Qui c'è un filmato sintetico molto rapido che dice, per chi non conosce questo tema, che cos'è questo distruttore. Allora, quindi entriamo nelle profezie, che noi abbiamo fatto una selezione di profezie che selezionano fenomeni, diciamo, celesti, quindi straordinari, che hanno come epicentro la Francia. E qui vediamo, presentiamo per esempio Centuria 1:46. Vediamo le frasi che per noi sono un indizio: gran fuoco dal cielo cadrà e la terra tremerà. Quindi questi due messi insieme. E poi c'è assai vicino Aux, Lectur e Miranda. Questo, Aux ce ne sono diversi in Francia, quindi a noi sembra che questo sia un riferimento geografico alla Francia. E dalla sesta luminosità di celeste splendore, ecco, sembrerebbe che anche questo sia un fenomeno, diciamo, di tipo celeste. Poi dice tuonerà nella Borgogna, quindi anche questo è un riferimento alla Francia, alla Borgogna. E qui c'è un evento che bisogna tenere presente, perché nascerà quindi un mostro da un'orrida bestia, quindi questo sembra che nasce un mostro, forse potrebbe essere un esperimento genetico, e questo evento viene richiamato in un'altra quartina e ci serve per capire che sta parlando della stessa cosa. Quindi vediamo come prosegue questa, quindi queste due quartine vanno considerate insieme. Di notte il sole credo di aver visto, quando appunto dice la bestia, che tipo di bestia è? Un maiale mezzo uomo, quindi si vedrà, e poi si conferma, orribile bestia si sente parlare, rumore, canto e conflitto nel cielo combattere si vedrà. Quindi questo è un altro, diciamo, evento che richiama le cose apocalittiche di cui abbiamo parlato in altri video, una battaglia in cielo, quindi questo potrebbe essere un qualcosa di quel tipo. Però diciamo la frase principale è: di notte il sole crede d'aver visto. Qui c'è un'altra centuria, l'orientale dalla sua residenza sortirà, passerà i monti Appennini per vedere la Francia, il cielo, le acque, le nevi solterà e ciascuno con la sua lancia colpirà. Ecco, per capire perché noi riteniamo che questo sia, diciamo, il distruttore, bisogna accedere all'informazione del mito di Fetonte. Il mito di Fetonte descrive accuratamente la traiettoria e si capisce che viene da Oriente. Diciamo che viene chiamato carro del sole perché in realtà l'effetto di avvicinamento è dato, di movimento nel cielo, è dato dalla rotazione della Terra. In realtà questo corpo celeste fa il giro intorno al sole e poi si avvicina, quindi proviene dal sole nella sua fase finale, e quindi proviene da Oriente, quindi dove sorge il sole, quindi l'orientale dalla sua residenza, quindi dice che appare da dove lui sta. Poi dice che passerà i monti Appennini per vedere la Francia, il cielo, le acque, insomma, non si vede cos'altro possa essere che vola il cielo, le acque e le nevi solcherà e ciascuno, quindi questo è, e siccome parla di Francia l'abbiamo coinvolto. E la folgore in Borgogna, quindi qua la Borgogna, fatte potentosi provocherà, che con l'ingegno di simili mai se le faranno, quindi delle folgori che
nessuna, non sono di origine umana. Quindi questa frase dice no, non è una cosa umana. Poi diciamo che sembrerebbe che il Senato della Borgogna viene informato di questo evento da un prelato zoppo, quindi da un prete zoppo. E qui vediamo Codon Aux dimirandolo attorno dal cedro, vedo il fuoco che li ghernisce. Qui Aux già l'abbiamo visto in un'altra quartina. Folgore rossa, grossa grandinata, quindi questo è un sintomo inequivocabile. Muraglia cadrà nella Garonna, quindi anche qui diciamo fa riferimento alla Francia. E qui c'è diciamo un passo diciamo molto interessante: fuggite, fuggite da Ginevra. Adesso vedremo che la posizione della Ginevra è, in realtà è incavata nella Francia. Doro Saturno, in ferro si cambierà, il contrario Rai Poz tutti sterminerà, prima dell'avvento nel ciel segni si vedranno. Quindi questa è un'altra caratteristica del distruttore, che diciamo sembra che dalle profezie che prima del suo arrivo si vede una croce nel cielo, quindi questo è un segno che precede il distruttore. E qui c'è un fatto curioso, diciamo che ci sono alcuni che questo Saturno lo interpretano diciamo un metodo enigmistico di Nostradamus per segnalare gli anelli del CERN, quindi dell'acceleratore di particelle, che si trova a Ginevra. Quindi vediamo, qui c'è un blog, per esempio ne abbiamo preso uno che fa proprio un articolo, dice la profezia di Nostradamus è legata al CERN, dice lascia Ginevra per ultimo, quindi vai via da Ginevra, quindi noi leggiamo queste cose in chiave distruttore. Ma c'è diciamo un oro convertito in ferro, questi anelli e questo personaggio Rai Poz. Quindi noi leggiamo questa profezia del CERN di Ginevra con la nostra chiave di lettura, perché se passa il distruttore, secondo noi a che cosa serve il distruttore? A portare l'oro in orbita. Quindi in questa profezia c'è tutti gli ingredienti, c'è l'oro. E le piramidi erano delle macchine elettrostatiche che servivano a caricare l'oro. Se questa è la nostra ipotesi, ovviamente, non è che noi formuliamo dei dogmi. E quindi l'oro veniva depositato sulla punta della piramide e veniva, quindi in questi video spieghiamo bene questo meccanismo, e veniva messo in orbita senza consumare energia. Vediamo dov'è il CERN. Il CERN è a Ginevra, ma la Ginevra dov'è? È una specie di lingua che appartiene alla Svizzera, ma di fatto si trova dentro la Francia, e qui c'è il CERN. Ma ora, parlando di oro, cominciamo a domandarci: ma come mai una nazione zeppa, piena zeppa di oro di tutte le banche del mondo, è rimasta sempre neutrale e nessuno l'ha mai toccata, malgrado queste sue enormi ricchezze, né nella prima né nella seconda guerra mondiale? Questa sarebbe una domanda che bisognerebbe farsi: come mai questo grande cumulo di oro non viene toccato da nessuno? E qui c'è questo CERN, quindi abbiamo detto il distruttore, quindi passa il distruttore, c'è l'oro, e ora secondo la nostra teoria serve la carica elettrica, e qui subentra il CERN. Il CERN che cos'è? È un grande anello di 29 km, anzi più di un anello, uno più piccolo, uno grande, su cui vengono accelerate delle particelle. Per fare cosa? Poi vengono in questo pallino, vengono fatti scontrare, quindi è un gigantesco autoscontro per particelle. Quindi che cosa serve? Quindi dentro, nel punto dove si scontrano queste particelle, ci sono delle gigantesche ultra sofisticate macchine fotografiche tridimensionali che fotografano tutto il risultato di questo scontro, quindi le particelle che vengono fuori dalla distruzione di questi due protoni, perché si scontrano dei protoni, e quindi fanno delle fotografie ad altissima definizione digitali che poi tutti i ricercatori del mondo studiano. Questa per esempio è una delle particelle, quindi vedete che loro in base a queste traiettorie, alla curvatura e vari altri fattori, riescono a capire di che particelle, quanto sono pesanti, se hanno una carica elettrica e quant'altro. Quindi vediamo che queste particelle che si scontrano sono dei protoni, quindi i protoni hanno una carica positiva.
Quindi, diciamo, dove girano dentro dei tubi che li tengono bloccati con dei magneti. Quindi, quando l'acceleratore è in funzione, dentro questi tubi c'è un'enorme quantità di cariche positive, che è proprio quello che serve per attirare l'oro. Quindi a sto punto, nel momento del passaggio del distruttore, queste cariche potrebbero essere trasferite all'oro che si trova praticamente nei paraggi, che verrebbe attirato dal distruttore. Quindi, tenuto conto che lo dice d'oro Saturno, in ferro si cambierà, diciamo, ma non è che sarà una grande truffa in cui tutto l'oro della Svizzera sarà trasformato in ferro, sarà sostituito col ferro, che, e quindi tutti diranno che è successa qualche magia, che grazie agli esperimenti o grazie al distruttore questo oro si è trasformato in ferro.